Per continuare a tracciare la personalità di Gigi Nocera, oggi ci portiamo a casa della sorella, Edda Nocera, che ci racconterà alcune cose sul fratello Gigi, sulla gioventù, sulle le prime esperienze a Torino, la vita a Torino, quella degli inizi. Mio papà andava molto in trasferta per la ferrovia, lo mandavano in giro per i lavori e andava, di solito andava a Bologna, Torino, Firenze. Quando poi lui ha fatto un concorso interno, quando ha vinto il concorso, gli hanno chiesto dove voleva andare. E allora lui ha chiesto Torino, perché lui a Torino c'era già stato altre volte. C'era stato per lavoro, allora ci saldò a Torino perché all'epoca poi Torino aveva la città industriale, c'era il lavoro per tutti e ha scelto Torino e dovevamo stare 2 anni. E noi quando siamo arrivati a Torino, tutta la famiglia, arrivata a Porta Nuova, ci siamo, con questo valigio da terra, ci siamo messi a piangere, non volevamo andare a casa, volevamo riprendere il treno per scendere. Ed è stata una tragedia perché noi 2 o 3 mesi venivamo giù, non pagando il biglietto, noi venivamo a Napoli. Poi c'è stato un periodo che è stato bruttissimo per mia mamma. Mio fratello, Gigi, ha preso il tifo. Lui l'ha attaccato a me. Mia mamma, mentre faceva cuocere il pesce per Gigi, un gatto gli ha morsicato un piede, è andato in cancrena il piede, ha ferito sul piede, è andato in cancrena. Nello stesso periodo mio padre lavorava in ferrovia, stava a Pietrassa, lavorava sotto una vettura, la vettura è caduta dal sostegno e l'ha schiacciato un po', però si è tolto abbastanza bene. E tutto questo è stata la nostra vita, fanno fredda e suona. Mio padre fece il contratto perché poi per avere la casa all'epoca a Torino non era facile, in meridionale. Si interessò tutto l'ufficio ferroviario, tutti trovarono la casa. Dopo 2 anni avremmo dovuto tornare. Dopo 2 anni nessuno è voluto tornare. Gigi lavorava alla Fiat, io davo già fare la commessa in una panetteria. Mia sorella stava finendo le scuole, nessuno è voluto tornare. E allora ci eravamo fatti il gruppo di amici, avevamo una bella casa perché ce l'aveva trovato un amico di mio padre che lavorava in ferrovia, perché era difficile avere la casa a Torino per i meridionali. Ma Gigi è sempre stato uno molto attivo, era molto attivo. Infatti ha fatto carriera alla Fiat perché era molto intelligente prima di tutto. E poi si dava da fare. È entrata alla Fiat come pulitore di scorie, cioè la scoria dalle saldature. Poi ha fatto carriera con i grandi finché è diventato capo del personale. Gigi era uno di quelli che a Natale a mezzanotte, davanti alla stazione Porta Nuova a Torino, c'è una vasca con dei pesciolini dentro, a mezzanotte a Capodanno andava a buttarsi là dentro a fare il bagno. E quindi faceva talmente freddo che il cappotto aveva gli acciori che prendevano sotto. Perché infatti Gigi è stata una cosa. Non era uno tranquillo. Non riuscivo mai a prenderlo da mia mamma perché tutte le abbiamo prese, perché mia mamma aveva le mani lunghe, menava. Lui girava intorno al tavolo e faceva il pagliaccio. E non buscava mai. Ma Gigi ha corso parecchie volte, che l'hanno arrestato con i tedeschi a Gigi. Però si interessò la Fiat a farlo uscire, perché lo presero una sera che c'era una retata e lui aveva in tasca i volantini di propaganda. Dice che mani che erano parecchi, che andavano verso la caserma, lui ha lasciato cadere i volantini, così non gliel'hanno trovati addosso. Però poi disse a mio padre, vai alla Fiat, vai al mio capo, è andato dal capo e si sono interessati loro a farlo uscire. Infatti lui fu preso dai tedeschi durante la guerra e si interessò la Fiat a farlo uscire perché dissero che lui era un operaio specializzato per le armi, per queste cose, lo fecero uscire. Vicino a casa nostra c'era un rifugio sotterraneo rinforzato con i propri antiaerei che
e andavamo tutti in finire lì, tutto il volto, conosce tutto questo, andavamo giù tutti nella spiaggia di questo, e l'ha conosciuta lì dentro, che anche lei era figlia di ferroviere però. Comunque sì. Tutti gli anni veniva, minimo uno o due volte all'anno, assieme a mia sorella, quella che mancava, la Tina, venivamo sempre lì. E venivamo di solito a gennaio per la festa di San Catello, perché mia sorella era devota a San Catello, allora a Castellammare andiamo.